tutti amici lettori della rete, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro. Dopo la meravigliosa live di ieri pomeriggio, siete stati grandiosi, io mi sono divertita un sacco perché è sempre bello chiacchierare in vostra compagnia. Poi le chiacchiere in diretta sono ancora più belle. Non ho perso tempo, ho recuperato le mie velette, i miei cappellini e ho deciso di tornare a indossarli perché mi rappresentano, perché sono accessori che riflettono la mia persona e la mia personalità, o comunque un aspetto della mia persona e della mia personalità preponderante, importante, quello legato al fascino per l'estro vittoriano, steampunk, gotico, fantasy, perché il fantastico è sempre con me e non mi abbandona. Il fantastico e tutti i suoi sottogeneri, attenzione. Pertanto, d'ora in avanti mi vedrete sempre e di nuovo con le velette. E poi oggi ho ricevuto un segno del destino, quelli che io chiamo segni del destino, da parte di Sally, di Ombre Angeliche, meravigliosa blogger e amica, che saluto ad alta voce e alla quale mando tantissimi baci e tantissimi abbracci. Ciao Sally, che mi ha coinvolta in una storia virtualmente indossando proprio un cappellino di questi e citandomi, perché ricordava i tempi andati in cui io avevo così l'abitudine di presentarmi in webcam con i cappellini. I contenuti di questa puntata sono due, perché ho deciso sia di parlarvi delle mie ultime letture, che non vi recensisco da un sacco di tempo, veramente tanto, forse più di 2 mesi. L'estate, devo ammetterlo, mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire, l'estate è stata magra di storie perché mi sono occupata di altro, mi sono proprio concentrata volutamente su altro e ho fatto ordine. Però allo stesso tempo ho preso di mira dei romanzi specifici che avevo voglia di leggere, che sentivo il bisogno di acquisire, di assorbire, perché intuivo, immaginavo che mi avrebbero dato qualcosa di fecondo. Perciò siamo felici lo stesso, perché anche quando capitano i blocchi del lettore, sono delle opportunità, sono un vantaggio, perché il blocco del lettore ti consente innanzitutto di mettere un po' a riposo l'attività cerebrale, perché anche leggere è un dispendio di energie, che affrontiamo con contentezza, con moltezza, come direbbe il cappellaio matto, anzi con deliranza, perché ci danno moltezza. Ecco, sarebbe proprio la costruzione del pensiero perfetta, come direbbe il cappellaio matto, però allo stesso tempo tanta energia poi ha bisogno di essere smaltita, quindi bisogna poi sintetizzare e trasformare questa energia e il processo richiede i suoi tempi. Quindi niente paura, anche perché ve lo garantisco, credetemi, sono dei momenti, sono delle fasi transitorie, arrivano e poi vanno via, lasciano qualcosa, un'orma, un'impronta e poi vanno via, questo è il loro compito. Un wrap up delle mie ultime letture è Book Haul del compleanno. Anche il Book Haul del compleanno è misurato, ma è una bomboniera, perché ciò che mi è arrivato, ciò che mi è stato donato è stato inaspettato. Non tutto, però alcune cose molto preziose, molto belle, sono state inaspettate e molto gradite, sincroniche, voglio definirle così. Hanno risposto esattamente, con una precisione disarmante, ad alcuni interrogativi. Il primo libro che vi mostro è Il regalo di Valerio, che saluto ad alta voce. Ciao Valerio e grazie, grazie, grazie per questo dono, perché è un classico senza tempo, senza spazio, senza fine, è un classico che si rilegge più volte nella vita, e uso il tempo presente del verbo rileggere e non il condizionale, non l'ipotetico, perché è un'affermazione. Esistono dei libri e li riconosci perché hanno una scintilla particolare tutto intorno, che si leggono e si rileggono, nascono proprio così. Questo farà parte della mia vita a lungo. Siddhartha di Hermann Hesse, un'edizione ad elfi. Le edizioni ad elfi quanto sono deliziose, perché sono piccole, perché hanno la copertina rugosa e le cose ruvide mi piacciono molto, perché mi ricordano, ci puoi scivolare comunque, mi ricordano la ruvidezza della vita che ha le sue asperità, e nel mezzo di quelle asperità si costruisce e si forgia il tuo destino.
Siddhartha è un libro sul destino dell'uomo, di un uomo, di un protagonista, un principe, proveniente quindi da un ambiente benestante e ricco, che è arrivato in una epoca della sua vita aggrovigliata, si perde, si smarrisce in un deserto, lo decide consapevolmente o inconsapevolmente, non ricordo, però si perde. Perdersi è necessario. Perdersi fa parte del gioco dell'esistenza umana e ci si perde quando si ha più bisogno di ritrovare la propria voce, di ritrovare il proprio filo. E non vedo l'ora di leggerlo, non perché io mi senta persa in questo momento della mia vita, anzi ho appena superato la soglia dei 30 anni, l'ho varcata a braccia aperte e sono stata inondata dalla luce di questa età tondissima e risonante di armonie, ma perché è un libro che mi condurrà attraverso un viaggio verso la scoperta di qualcosa di nuovo, di me. E viaggio è la parola chiave di quest'anno e degli anni a venire. Il secondo libro in lettura, La cura del perdono di Daniel Lumera, un'edizione Mondadori. Questo l'ho preso con un buono che mi è stato regalato, che sono felice di avere perché questo autunno e questo inverno usciranno parecchi titoli, parecchie cosucce buone, appetitose, saporite, poi ve ne parlerò anche. Comunque, Daniel Lumera, che io credevo fosse argentino o spagnolo, non so perché il suo nome, o la pronuncia del suo nome, mi ricordava vagamente le atmosfere spagnole, e invece è sardo, è un ricercatore, ha fondato una scuola e un metodo di studio basato sul perdono. Perdonare e perdonarsi non è affatto semplice, ma non è neanche quel perdono che noi siamo soliti intendere, perché magari abbiamo ricevuto la definizione di perdono dai dogmi religiosi, dalle convenzioni sociali, dagli usi e costumi della nostra cultura e della nostra morale. Perdono può avere, può assumere una nuova accezione se lo guardiamo, lo osserviamo attraverso l'ottica del donare. Donarsi per donare, quindi perdonare per spendersi come un dono e offrirsi agli altri senza riserve e senza aspettarsi nulla in cambio, c'è bisogno di liberarsi, c'è bisogno di lasciare andare. Sì, è una questione ricorrente anche in altri libri che si sono soffermati sull'argomento, non dico proprio sullo stesso argomento, ma su un argomento vicino, limitrofo. Eppure Daniel Lumera lo affronta con un coraggio tutto suo, con un coraggio inedito. E coraggio significa avere cuore nel fare qualsiasi cosa, specialmente nel fare ciò in cui si crede, nel fare ciò in cui si crede di più. Perché cor agere, agire con il cuore, agire sentendo, aderendo ai sommovimenti del cuore, che hanno un linguaggio. Se ci fate caso, se prestate ascolto, vi racconterà un mucchio di storie. È un libro interessantissimo, è un libro che si divora anche perché i capitoli non vanno oltre le due paginette, quindi essendo molto corti e proponendo anche degli esercizi e delle testimonianze pratiche e concrete di vita vissuta, di vita ricordate di esperienze, promuovono un atteggiamento di curiosità nel lettore che è spinto, non dico ad affidarsi ciecamente, però ad aprirsi un po' di più, ad aprire un nuovo spiraglio. Proseguiamo. La Marsiglio mi ha gentilmente inviato una pubblicazione che fa parte, uscita da poco, da pochissimo anzi, che fa parte di una collana anch'essa da poco inaugurata della stessa casa editrice. La collana si intitola Passaparola, sono dei compendi, dei libri brevi che consentono a diversi autori di raccontarsi attraverso i loro autori del cuore, i loro libri di riferimento. Io ho scelto Michela Murgia, che si racconta attraverso la visione di Marion Zimmer Bradley e Le nebbie di Avalon. Ha dato come titolo al suo racconto L'inferno è una buona memoria, proprio come Siddhartha, un viaggio ulteriore, un viaggio interiore, per conoscere meglio, capire meglio le visioni, il pensiero dell'autrice Michela Murgia in merito a questioni, faccende, passioni umane e anche
per capire meglio me stessa. Per entrambe le cose ci serviremo della guida di Marion Zimmer Bradley. Big Sure mi ha inviato Come si dice addio di Lori Colwin. Questo libro l'ho voluto fortemente perché ho sperato di poterlo leggere, perché è l'autrice di un altro testo pubblicato sempre dalla Big Sure, Felice tutti i giorni. Ha tutti gli ingredienti per essere uno di quei libri alla David Nichols. Il romanzo racconta le vicende di Geraldine, ragazza ebrea che sogna di sfondare nel mondo musicale come cantante o come corista, di entrare a far parte di un gruppo. Ci riesce alla sua occasione, però dovrà essere pronta a mettersi in gioco, completamente in gioco, a rischiare l'identità che la sua famiglia le ha assegnato, che le convenzioni sociali del suo tempo le hanno assegnato, stringere tra le mani le redini del suo destino, vincere la mentalità gretta e ristretta dei suoi parenti, dei suoi genitori, ma anche del contesto storico all'interno del quale vive, e anche per vincere la vertigine del vuoto e delle paure personali. Quindi è uno di quei libri che mi strapperanno tante lacrime, ma insieme tanti sorrisi, e nella cui protagonista lascerò un pezzetto di me stessa, perché c'è la musica e io sono un amante della musica, perché c'è il canto ancora di più e io sono un amante del canto, perché c'è tutto un mondo nostalgico e perché c'è una protagonista che, nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante le avversità, sceglie le sue battaglie e decide di rischiare fino in fondo. Forse, non lo so, recuperando gioia, divertimento, spensieratezza e diventando padrona del vero significato della vita. L'arrivo più bello, consentitemelo, Come fermare il tempo di Matt Haig, edizioni EO. Tremo anche solo a parlarne, perché l'autore sarà in Italia nel mese di settembre, in questi giorni, per il Festival della Letteratura di Mantova. Non solo, farà anche un'altra serie di presentazioni a Roma e a Venezia, se non ricordo male. Poi magari vi lascio tutte le informazioni nell'info box e sul blog. Matt Haig è un autore, come diceva il giovane Holden, che avresti voglia di sentire al telefono subito dopo aver messo giù il suo libro e parlarci per ore, stare ore e ore a chiacchierare ininterrottamente di tutto e di più, non per forza della sua opera, non per forza della sua vena narrativa, della sua vena artistica, ma della vita in generale. Come fermare il tempo è la sua ultima pubblicazione, ne esiste anche una versione illustrata da Chris Riddle, magari dopo averlo finito di leggere in italiano rimedierò, perché questa è una storia che io ne sono certa farà una rivoluzione una rivoluzione dentro di me, nella quale mi immedesimerò tantissimo, perché Matt Haig in questo romanzo poi ha previsto anche un saggio che è già uscito in terra natia, qui da noi arriverà, se non mi sbaglio, sempre per edizioni EO. In questo romanzo più che mai ha deciso di rivelare, attraverso i suoi personaggi, attraverso comunque la finzione e l'invenzione narrativa, ha deciso di rivelare i suoi periodi più bui. Ha sofferto per lungo tempo di attacchi di panico, ne è uscito vittorioso, trionfante, e ora è felice di raccontare al mondo che si può uscire da questo tunnel, per esempio raccontandosi una bella storia, trovando il tempo di fermare il proprio tempo, amare i battiti del proprio cuore e non farsi dominare, sopraffare dai condizionamenti della vita, i condizionamenti sociali, condizionamenti, ritorniamo sempre lì, allo stesso discorso di prima, e che possono devastare, che possono incupire l'animo, che possono indebolire le tue sicurezze, i tuoi sentimenti. Questo libro ha un piglio surreale, ma concreto, comunque contemporaneo, comunque vivibile. Malgrado il protagonista sia un uomo nato con una sindrome che non gli consente di invecchiare, non alla stessa rapidità o allo stesso ritmo di un comune mortale, di un comune essere umano. Ha un ritmo biologico diverso e invecchia molto lentamente, molto molto lentamente, magari dimostra 40 anni ma ne ha 400. Neil Gaiman dice di questo libro:
Matt Haig ha un'empatia per la condizione umana, le sue luci e le sue ombre, e usa tutti i colori della sua tavolozza per costruire le sue storie eccellenti. Avere empatia al giorno d'oggi, avere empatia per i propri simili, per la stirpe umana, la specie umana, non è più così comune tra noi. E Matt Haig è uno dei pochi sopravvissuti a coltivare empatia, a coltivare umanità e rispetto per tutte le sfaccettature della vita, ed ecco perché vale la pena leggerlo. L'ultimo acquisto che ho fatto grazie a uno dei buoni che mi sono stati regalati per il compleanno è stato La voce delle ombre di Frances Hardinge, edizioni Mondadori. Questo libro mi ha colpito, per non dire sconcertato e sconvolto, per la copertina che rimanda delle suggestioni ipnotiche, selvatiche, primitive e anche magiche al naturalismo. Non so se si è riuscita a spiegarmi, e anche per la trama. L'autrice è la stessa dell'Albero delle bugie, una storia che ha convinto moltissimi lettori, ed è un'autrice un po' alla Joan Harris maniera di Chocolat, quindi capace di fondere la realtà al misticismo, il visibile all'invisibile, il possibile all'impossibile, in modo velato, in modo misterioso. E quando accade in modo misterioso, una storia si spessisce di colore, di vibrazioni, di luce e anche di seduzione. Non ho letto granché, non ho voluto approfondire perché quello che mi interessava sapere erano un po' gli elementi di base. Comunque trattasi di fantasmi. Fantasmi, boschi, cimiteri, protagonisti con doni, facoltà, non voglio definirle ultraterrene, ma comunque facoltà speciali, malvagi, potenti, spiriti. Ho i brividi, mi si accappona la pelle. Questo libro penso che inizierò a leggerlo a ottobre, perché a ottobre voglio scegliere una lista di romanzi a tema un po' creepy. L'ultimo libro che mi è arrivato non è un romanzo, bensì un saggio di un autore sui generis, di un autore alternativo e originale che ha fatto discutere tantissimo della sua persona, e vi basterà digitare il suo nome nella barra ricerca di Google per rimanere sbalorditi e anche un po' agghiacciati. Aleister Crowley, I Ching. Aleister Crowley è stato membro della Golden Dawn. La Golden Dawn è stata una società segreta, una società mistica, occulta, dove si studiavano discipline antroposofiche, teosofiche, discipline esoteriche. Aleister Crowley poi si è dissociato da questa società, perché queste sono informazioni sommarie, poi una volta letto il libro vi racconterò meglio la sua storia, perché è una storia da brivido, anche questa, che offre molte ispirazioni, molte idee per altre storie. Si è dissociato perché aveva voglia di portare avanti un percorso individuale, diciamo così. I Ching, in questo libro, approfondisce l'argomento proprio dei I Ching, che fanno parte di una tradizione orientale, anzi asiatica, cinese, e un sistema divinatorio di cui oltretutto dispongo il testo base, un'edizione ad Elfi, magari allego la copertina qui al mio fianco, e che è un sistema abbastanza complesso da utilizzare, perché poi è tutto basato sull'interpretazione. Si lanciano le monetine, ogni monetina per 6 volte, ogni monetina in base a che sia uscita 2 volte testa e 1 volta croce, 3 volte testa o 3 volte croce, 1 volta testa e 2 volte croce, ci sono varie combinazioni. Comunque, in base ai risultati del lancio si tracciano delle linee, che possono essere linee ininterrotte oppure linee spezzate, e si forma alla fine un ideogramma di 6 linee che va interpretato, che poi corrisponde a un simbolo, a un'icona, a una figura, e va interpretato al suo responso. Un responso che però è multisfaccettato, bisogna sintonizzarsi su certi livelli di energia per ricevere delle risposte, delle influenze di risposta, perché è un'interpretazione a risposta multipla, si potrebbe dire. Poiché la disciplina mi affascina, ma in un modo esagerato, ed esagerato è dire poco,
sono davvero entusiasta di aver ricevuto questo testo e di poterlo affrontare. Ok amici, la batteria della macchina fotografica, come prevedevo, si è esaurita e quindi non faccio in tempo a recensirvi le letture. Mi dispiace tantissimo, però vuol dire che i contenuti dovevano essere due cose separate perché le cose vanno sempre come devono andare. Spero di avervi fornito spunti e di avervi messo addosso un po' di curiosità per i titoli che vi ho presentato. Noi ci vediamo la prossima volta, vi auguro di fare strabilianti letture e dalla vostra Anita Book con Beletta è tutto. Ciao ciao amici, ciao ciao!